Hello, hello, hello! Buon pomeriggio a tutti ragazzi e ragazzi. Oggi video un po' improvvisato, unboxing. Che cosa unboxeremo? Già l'avete visto dal titolo. Sono andata a recuperare l'iPhone. Ho preso il 14 Pro Max. No, il 14 Pro, scusate, non il 14 Pro Max. Anche se avrei voluto, ma troppo grande. E quindi lo andiamo ad unboxare. Quindi facciamo ciao al mio vecchio iPhone, perché dalla prossima volta i video saranno con il nuovo iPhone. E direi per fortuna, diciamo, anche perché con questo qui ormai non ce la fa più. Allora, l'ho preso da medio, cioè il riflesso della luce, e quindi allora l'ho preso da MediaWorld e l'ho pagato 1469 euro come da sito Apple. Nero siderale 256 giga. In più ho preso anche la custodia MagSafe. Abbiamo un MagSafe che Filippo ha l'iPhone 13 o 12, non ricordo, e quindi ho preso anche una MagSafe. Ma veniamo al pezzo succulento, importante. Sono molto eccitata perché lo desideravo. Mi sono pentita di non averlo comprato con la prevendita Apple, quindi di non aver fatto il preacquisto, quindi la prenotazione, infatti era introvabile. Oggi è il 23 settembre, io l'ho ordinato praticamente ieri a pranzo sul sito di MediaWorld e oggi e stamattina all'incirca verso mezzogiorno mi è già arrivata la mail che era pronto da ritirare. Io scioccata, perché inizialmente mi dava che il ritiro sarebbe stato possibile, quindi il ritiro in negozio sarebbe stato possibile farlo mercoledì prossimo, quindi sarebbero passati all'incirca 5-6 giorni. Ma sul sito della Apple era impossibile ritirarlo in negozio e con la spedizione prendeva dalle 4 alle 6 settimane, ma io non ce la facevo ad aspettare così tanto, quindi ho iniziato a stalkerare il sito di Apple guardando e ho fatto caso che ciclicamente erano disponibili, ma sempre i 500 mega, non i 256, non i 120, 126 mi sembra. Io ho preso il 256, poi c'è 500 e qualcosa, vabbè, insomma, erano disponibili dai 500 giga in su e io invece volevo quello da 256, quindi mai. Sul sito MediaWorld invece, io c'ero andata domenica, ero andata fisicamente nello store MediaWorld per comprarlo, ma non li avevano ovviamente disponibili, avevano solo qualche 14 e quindi ho detto scusate, ma io vorrei il 14 Pro. E loro mi hanno detto: guarda, bisogna ordinarlo, noi siamo i più veloci, però nella consegna, diciamo, devi vedere o lo ordini da noi, ma io non ero convinta, io lo volevo subito, quindi ho iniziato a cercare un po' in giro dove poterlo acquistare in maniera celere e veloce, senza successo, ovviamente, finché per 2 o 3 giorni ho visto che era disponibile sul sito della MediaWorld il 126 giga come ritiro in negozio. Ho visto che man mano che passavano i giorni, tipo, ti dava un giorno in più per il ritiro in negozio. Ho detto va, provo a prendere il 256 e vedere se me lo danno con ritiro in negozio. Sul sito Apple non era nemmeno possibile ritirarlo in negozio, tipo l'ordine e lo ritiro in negozio, no, mi dava solo spedizione 4-5 settimane, ma era troppo, un mese. Ciclicamente guardavo sul sito anche MediaWorld, mi giostravo fra Apple e MediaWorld e quindi ho visto che dava disponibile e MediaWorld all'improvviso l'ha dato disponibile, ha dato disponibile il 256 giga con ritiro in negozio. Subito l'ho preso. Sarebbe dovuto arrivarmi mercoledì, ieri a mezzogiorno l'ho ordinato e pagato integralmente. C'era anche la possibilità di pagarlo in negozio, ma io ho preferito pagarlo subito. E stamattina mi è arrivata la mail che era pronto per il ritiro. Sono andata,
ho parlato col commesso, ho detto sì, in effetti anch'io sono rimasta un po' così, che fosse, mi fosse arrivato subito, perché non riuscivo, ecco, ad acquistarlo, anche sugli altri siti davano una consegna abbastanza dilazionata. E lui mi fa: ma perché, quando è che l'hai ordinato? E io ho detto sì, l'ho ordinato ieri a pranzo, era circa mezzogiorno, infatti c'è l'orario sul mio ordine. E lui mi fa: devo essere tipo polite, ora non mi viene la parola. Ha avuto una grande fortuna. Io sì, per non dire un grande sì, in effetti sì. E quindi andiamolo ad aprire, perché io non vedo l'ora. Io sono super excited, tipo come se fosse Natale. In effetti questo è il mio regalo, è il mio regalo di Natale. Quindi è il regalo di Natale di mio marito, di Filippo, che mi ha fatto Filippo. Eccolo qua. Vabbè, tanto l'avrete visto in mille video. Io l'ho fatto giusto per creare, giusto per fare un video, non è che tanto io non me ne intendo di queste cose, quindi. E ta-da! Ovviamente nella scatola non c'è niente, come ci avevano detto, c'è solo questo caricatore. Io ho già la spina, quindi ce l'ho già, ma tanto. Si caricano anche con i normali caricatori iPhone. C'è ancora questo qui dentro, ma tanto ne abbiamo una collezione, e c'è lo stemmino. Ma è davvero, davvero bello. Mamma, le telecamere sono davvero grosse. Accensione e ci siamo. Adesso poi lo inizializzo. Poi ho preso appunto la custodia MagSafe. È quella originale Apple ed era con in sconto 39 euro. Ho preso quella trasparente perché il colore del mio iPhone è nero siderale e mi piaceva che si vedesse il colore. Ciao, ciao caro. Mamma, com'è bello. Ora poi a momenti dovrebbero arrivarmi i vetrini davanti, il vetro protettivo che ho preso su Amazon, e per fortuna che c'era, vabbè, io ho Prime, quindi, però dico per fortuna che mi arrivano oggi, vabbè, altrimenti ne avrei comprato un altro lì al Media World e me lo sarei fatto mettere senza problemi, lo avrei fatto montare senza problemi. Benvenuto su iPhone, forma di riferimento. Se vuoi che iPhone si rivolga a te con la forma femminile, maschile o neutra. Oddio, ma questa è nuova questa cosa. Femminile, neutra. E poi vabbè, dopo lo configuro. Io, giusto per reference, avevo un iPhone XR che fino ad ora ha servito il suo scopo dignitosamente. Infatti sono 4 anni e mezzo che ce l'ho e non ho mai avuto nessun tipo di problema. Adesso lo cambio, vabbè, perché mi si è rotto il vetro, che cambierò e terrò comunque come secondo telefono, però adesso avevo bisogno di un upgrade e quindi ho deciso di comprarlo. Lo volevo, lo desideravo e quindi niente, questo è tutto. Questo è il nostro piccolo unboxing di oggi, l'avrete visto ovviamente su tutti i canali, non vi faccio vedere niente di nuovo, non è il mio scopo dirvi le specifiche, che uno è meglio dell'altro, eccetera, perché non ne sono in grado e non ne sono capace, non voglio, ma tanto diciamo che ce ne sono a migliaia di video, era giusto un video così per condividere l'euforia. E niente, questo è il telefono, è stupendo, ve lo faccio rivedere anche senza cover, che non è facile.
da togliere. Stavo scherzando, non ve lo faccio vedere, sento ora mi spezzo un'unghia e abbiamo finito di giocare. Anzi, ora, come nella migliore delle ipotesi, non si leva la cover, una volta che ce l'hai messa non ce la levi più. Vabbè, bene. Così, nero siderale. Ciao! È davvero davvero bello, ripeto, questo è un 14 Pro 256 giga e mi piace tantissimo. Ero indecisa se prenderlo viola o prenderlo nero siderale. Sono andata per il nero siderale, spero che arrivino presto i vetri per montarli, tanto arrivavano oggi con Amazon Prime. E grazie per aver visto il video. Se il video vi ha tenuto compagnia, vi è piaciuto, mettetemi un pollice in su. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi immediatamente. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Con il nuovo iPhone, ovviamente. Ciao! Piccolo update per quanto riguarda il telefono, l'ho configurato in letteralmente 10 minuti, perfetto, ho fatto subito, è velocissimo e quindi anche a prova di imbranati come me, io ero un po' titubante anche perché il mio ultimo telefono, come ho detto, era un iPhone XR che per carità ha fatto il suo lavoro dignitosamente fino ad adesso. Infatti, se non si fosse rallentato e avesse poca memoria, io non lo avrei cambiato, lo avrei tenuto ancora un po', però vabbè, l'occasione è stata succosa e quindi niente, giusto due paroline e mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video. E quindi niente, era giusto per dirvi, state pensando, siete un po' imbranati, eh? È facilissimo, la Apple non si smentisce mai e è un prodotto, oddio, non servivo io per dirvelo, è un prodotto davvero, davvero valido. Sono riuscita a togliere la cover. Questo è il telefono, davvero, davvero bello. Le dimensioni sono le stesse dell'XR e la forma è la solita.